tutti. Io mi sono sempre chiesto perché nella vita le persone usano sempre mezze frasi, girano intorno ai discorsi, non dicono mai quello che pensano, ma un po' in tutte le situazioni. Se tutti nel mondo per un giorno fossero sinceri. E se tutti fossero sinceri? Alfonso, cosa stai combinando qui? Non stai lavorando niente? Sì, no, io veramente stavo per... Proprio niente! Ascolta, brutto testa di cazzo, sono 20 anni che mi hai fatto due coglioni come due ippopotami morti. Ma come? Ora io ti ammazzo, basta. Ecco, meglio di no, perché sennò va a finire che qui si fa la terza guerra mondiale, se tutti sono sinceri. Ovviamente, dite la verità. Ma dove cazzo guardi? Mi hai dato un colpo della Madonna! Scusami tanto, non ti ho visto, sono mortificata, mi dispiace. Eh sì, eh. Anzi no, perdonami, scusami, dove ho la testa quando cammino? Piacere, Michael. Silvia. Mi dispiace moltissimo per l'accaduto, vorrei sdebitarmi con una cena se posso. Ok, accetto volentieri. Luca, finalmente è successo, mi sono innamorato. Ma davvero, è bellissimo, chi è la gnoccolona questa volta? Questa volta non si tratta di sesso. Oddio, ammetto che l'aprirei in tutti i modi conosciuti dall'essere umano, ma lei è diversa, è un angelo caduto dal cielo, la madre di tutte le bellezze, la sovrana di tutte le tope, Silvia. Scusami. No, guardi, siamo a posto, non ci interessa allevare balene. A dire il vero, cercavo Michael. Ehi, sei qui. Ciao. Luca, fratello, lei è Silvia. Divertente, divertente, burlone. E che cosa? Stai scherzando, vero? No. Ah, ok. Piacere, Silvia, prego, vieni pure. Vieni, Silvia, prego. Grazie. Ok, lei sta arrivando, quindi state insieme? Sì, infatti mi sento fortunato, anche stasera usciamo a cena. A cena hai detto? Che strano. Ma quello che mi sorprende è che oltre ad essere bella d'animo, fuori è una strafiga. Ok, ok, ho portato anche troppa pazienza, è arrivato il momento di aprirti gli occhi. Aprirmi gli occhi? Da cosa? Da quel vaccone, da quel pachiderma, è un ippopotamo! Ma di chi parli, scusa? Di Silvia! È obesa, è grassa, è enorme! Ogni volta che la vedo io ho paura che esploda! Ecco, l'ho detto, sì, l'ho detto. Grazie. Tolgo il disturbo. Silvia, aspetta, ti prego! Non funzionerà mai. No, no, ma che dici? Non ascoltare Luca, lui non può capire. Sono brutta, sono grassa. E ancora mi chiedo come uno come te voglia stare con una come me. Non dire così, io quando sto con te, io vivo. Mi batte il cuore quando ti penso. E nessuno può dirmi chi è brutta, chi è bella, chi è Edward e chi è Jacob. Come lo sai? Perché quando ti guardo sei la più bella del mondo per me. Il resto non conta. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records, they thought never could be broke. Cos'è tutto questo mistero? Tieni gli occhi chiusi. Ok. Vorrei durasse per sempre. Ti faremo durare per sempre. È impossibile. In amore niente è impossibile. Non puoi controllare il tempo. Fuggirei dalla morte. Anche solo per rivivere un altro istante. Con te.
your country, do it for your name, cause there's gonna be a day. Qualcuno mi aiuti! Tamarro Man. L'eroe di tutti gli eroi è tornato. Più forte che mai per combattere i criminali. E tu che cavolo vuoi? Lascia andare quella povera fanciulla in difesa! Fanciulla? Ma quale fanciulla? L'hai vista? C'ha il pizzetto, sarà una fanciulla, dai! Lo so, ma nessuno è perfetto! Ah! Vai, cazzo, vai! Come le bestie tutta la notte! L'eroe che combatte per i diritti umani. Un eroe umanitario. Chi sei tu? Billicino è il mio nuovo nome. E ormai so che come prima mai tornerò. Per sempre ballerò. Ma cos'hai? Mai tornerò. Chiama il dottore, va bene? Ti può aiutare? Per sempre ballerò. No, 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 non ci posso credere che sta per farlo. Non lo fare! Di una sigaretta. Scusi, buon uomo, non è che ha un accendino? Ma certo, ne porto sempre uno con me. Una sigaretta. Ah. Canne boia, non ho da accendere. Idea. Si è fatto il fuoco. Godo come in un porno. Noia, boia, oh, non so più che cazzo dire, no? Basta, no, però un attimo, adesso mi avete rotto tutti i coglioni. Partiamo con l'assoluta verità. Innanzitutto non ha preso 30, è una merda a scuola, ha preso 30 cazzi, ok? Ha preso 30 cazzi, lo dico e me ne vanto, va bene? Ok, poi innanzitutto cosa faccio nella vita? Vendo droga, tranquillamente, bisogna dirlo. Lei l'ha presa, ne volete un po' anche voi? Dove l'ho conosciuta? Ah, un'orgia, una cagna della Madonna. Basta, no? Cosa fanno i miei genitori? Rapinano banche da tutta la vita. E poi se c'è una cosa che amo di vostra figlia è trombarla a 90, ok? A 90. E dove andiamo adesso? Andiamo... dovevamo andare a scopare, ma mi sa che... No, direi che i tuoi non ti fanno più uscire, quindi... Ci si vede, è stato un piacere. Alla prossima. Tesoro, sono puttana. Eccomi, Baiacus. Non lasciarmi più da solo, che ho paura. E l'avrai ancora, Baiacus. You kill my friend. Sì, sì, anche se non ho capito che cazzo hai detto.
No, dicevo, hai ucciso il mio amico. Ah, sì, l'avevo capito. In inglese fa più figa, no? Ah, era inglese? Sì, ignorante. Comunque... Era ora. Ovvero sì. Sì. Ovvero sì, sono io il presunto Baiacus. L'hai capito finalmente? La pagherai. Non ho soldi, ma se aspetti vado un attimo al bancomat. Affrontami, Baiacus. Affrontami! Vai con la musica epica! Poia ladrissimissimissimo! Allora io sono immortale! Nemmeno il prescelto può uccidermi! Mi sento potentissimo! Del resto io sono Baiacus, colui che... No, basta, non ne posso più! Piuttosto m'ammazzo, cazzo! Boia ladrissimissimissimo! Basta! Basta con questo Harlem shakerato del cazzo! Con lo terrorista! Lo matterò dal primo all'ultimo con la gola tranciata! Mi ascoltate? Qualcuno mi sente? Mio Dio! Con lo terrorista! Ah! Con lo terrorista! Smettetela! Basta, maledetti! Basta! Ho un Lamborghini parcheggiato qua fuori. Che cosa? Sì. Sono ricco, sono molto ricco. Sono ricco da fare schifo, sono ricco come una bestia. E ho affittato questo posto di merda perché volevo essere accettato per quello che sono, non per quello che possiedo. Per quello che possiedo. Io non ci credo. Ah, non mi credo? No. Vieni con me. Questo è tesoro. Sono le mie donne. Quella è la Gina, quella è la Pina e quella là è la mia preferita. La cagna mobile! Allora facciamo un giro? E questo chi è? È il mio terapeuta, è il mio terapeuta. Dove andiamo, terapeuta? Andiamo a puttane, muoviti, cioè non è che possiamo stare qua. Bene, che comunque costano meno di te. E tu invece, tesoro, sai dove vai? Dai, vai a fanculo, andiamo, muoviti, dai, cazzo, dai. Esattamente. Vuoi vedere tutto? Beh, sì, sì, c'è tutto, veramente, ce n'è di roba, ce ne sono due di tutti e comunque è un momento straordinario, mi squilla il telefono. Ho un grosso impegno al momento, ne ho due a dire il vero. Vai con Righini, dove stracazzo sei? Devi riportarmi la Lamborghini, l'hai noleggiata per un giorno, non per quattro, se ti prendo ti spacco la faccia, hai capito? La saluto immediatamente. No, no, non riattacca... Perdonami, era il mio consulente finanziario. Ma come mai urlava? E perché era felicissimo. Abbiamo appena saputo che abbiamo guadagnato un altro miliardo di dollari. Beh, allora festeggiamo. Sì. Che cazzo tocca fare per trombare, ragazzi? Oh, yeah.
Tu non hai idea di... quanto io lo abbia sperato. Io non sono tornata. Ti ho lasciato più di un anno fa. Lo so. Abbiamo passato una bella serata. No. Sei stato tutta la notte di San Valentino a pensare a me. A noi. Tu non vuoi convincerti. Fatto tutto per te. Io no. Ma è così bello averti qui. Io sono solo un ricordo. Sei tutto solo, Michael. Non mi ami più. Lo so. Ho riflettuto molto su di noi. Ho capito che è molto raro trovare una persona che ti ami così tanto. E quando capisci di averla trovata, non puoi permetterti di perderla. Michael, che fai? Niente. Immaginavo tutto qui. Lei non tornerà, vero? Non lo so, amico mio. Sono stato io a portarti qui. Posso salvarti, porre fine al tuo dolore, al senso di colpa. Devi solo arrenderti alla mia volontà e tutto sarà finito. Nessuno vuole morire, ma dovete farlo prima o poi. Io sono stato creato per questo. Se mi volevi tanto morto, perché non l'hai fatto prima? Perché a ognuno è stato dato il diritto di provare a vivere. Ma tu l'hai buttato tempo fa. E verrai con me. Adesso. Sono io il padrone della mia mente. Scommetto che te l'ha detto la vita.
Questo è il regno dei morti e si gioca secondo le mie regole! Non avere paura di me. Io sto per liberarti. Io non ho paura di te, perché tu non sei reale. E nemmeno questo posto. C'è sempre. Anche la morte. Scusate il ritardo, ho avuto un po' da fare. Ma guarda, un umano. E tu vorresti sconfiggere noi, i capi degli alieni? Ma a me più che altro sembrate Freezer e Cell, manca Majin Buu e si fa Dragon Ball qui. Questa notte estingueremo l'umanità. La scorrezza atomica è pronta. Quali sono le tue ultime parole, umano? Mani in alto. No, no, ti prego, magari possiamo parlarne. Ti daremo 100 milioni di dollari svizzeri. Ma i soldi mi allettano, onestamente. Però io ho una donna, voi cosa proponete? 100 miliardi di donne saranno tue. Ok, scorrezza pure. La più grande scorrezza del mondo. Oh, there's gonna be a day when you're